Arrivo, amici di YouTube, arrivo, sono qua, ho fatto il tè in questa teiera così scomoda ma così bellissima e sono pronto per iniziare un nuovissimo, pazzeschissimo, frighissimo video con il frigo. Cari amici, eccoci qui cari amici, so che oggi sono un po' in déshabillé, poco elegante, poco con le gambe nude, insomma un po' così. Sono in vestaglia, cari, ebbene sì, perché fuori è freschino, è un tempo un po' così, a casa si sta bene, al calduccio, tè, vestaglia di pile, ma chi vuole uscire? Ma chi vuole uscire? Allora, qua il mio tè, ovviamente, che in realtà c'era già dentro, faccio solo scena, ma la tazzina era già piena. Oggi, cari amici, tè alla malva, meraviglioso, caldo, che sembra magma. Comunque, qua c'è così tanto tè che posso bere per i prossimi 12 anni. Ma come dice la bellissima Miss Italia che faceva Rocchetta, che non so più come si chiama, puliti dentro, belli fuori, con la plin plin. E quindi facciamo plin plin, plin plin, plin plin, fino a domani. Con tutto questo tè qua, diuresi finché non dico basta. Allora, dunque, cari Frigo Boys and Frigo Girls, oggi sono qui per fare un altro video di carattere didattico. Ebbene sì, cari amici, siccome il Dialetto Veneto ha sbarcato e anche su TikTok, seguitemi, sta impazzendo, ho detto basta, ne faccio un altro, perché le parole in Veneto sono tante, molto colorite, simpatiche, divertenti, ed è giusto che io le comunichi a voi, caro popolo youtuberiano. Quindi diamoci una mossa subito, senza perdere altro tempo, e cominciamo con questa lista di alcune parole, altre in più rispetto a quelle che ho già detto nell'altro video che ho fatto qualche settimana fa, vedetelo tutti subito. E cominciamo. Ah, prima però un po' di tè. Ah, Xaba, saresti molto proud di questo servizio. Cioè, hai visto la teiera? Io non lo so se l'hai vista, che bellezza che è Xaba. Pensaci a invitarmi al tè con te, perché io sono capitano dei tè. Ok, cominciamo. Allora, la prima parola è boassa. La boassa in generale è il letame degli animali, però di solito è collegata agli escrementi della mucca. So che non è molto carino, ma sapete quando andate in montagna, le mucche al pascolo, tutto molto bucolico, il prato verde, e durante il sentiero trovate queste pizze di escrementi enormi, verdi, delle mucche? Ecco, quella è la boassa, che già il termine allude a qualcosa di grande, viscidoso, molliccioso, la boassa, che se la pesti non esci più, praticamente. L'altra parola è boccia. Allora, il boccia generalmente è il bambino, il bocchietta, il bambino, ecco. Scusate il tè che mi viene su. Il boccia. Oppure si usa anche per indicare una persona più adulta, ma molto infantile, molto bambino, molto puerile nell'atteggiamento. Quindi guarda, sei proprio un boccia che l'uomo l'ha. Quell'uomo è proprio un bambino. Ecco. L'altra parola tipicamente veneta, perché è veneta come cosa, è la parola ombra. Ombra non intesa come l'ombra che vedete quando il sole fa l'ombra, insomma, ma l'ombra è il bicchiere di vino tipico servito nelle osterie. Quindi, ma non il bicchierone da tavola nostro o il bicchierino da sciottino. Il bicchiere, quella mezza via, è un decimo di litro, quindi l'ombra è quel bicchierino rosso che gli anziani venti bevono tutto d'un sorso, che l'osteria ti offre, non tè alla malva, ma l'ombra di vino rosso. L'altra parola è incoconarse. Allora, per incoconarse si intende ingozzarsi, quindi quando uno mangia come se fosse una cloaca, senza avere un freno, un limite o un po' di razionalità in quello che ingoia. Proprio tutto giù, tutto dentro, ingozzarsi come un'oca da foie gras, proprio giù tutto. L'altra parola, che è una parola composta, diciamo così, è bronza cuerta. Allora, cos'è la bronza? La bronza è la brace ardente, la brace ardente. Cuerta, cioè coperta, ovvero la brace coperta. E si intende di solito una persona dall'atteggiamento molto pacifico, rilassato, tranquillo, proprio Maria Teresa di Calcutta, ma sotto nasconde un animo combattivo, focoso, caldo, energico. Quindi la brace ardente coperta, quindi qualcosa di apparentemente innocuo,
ma che nasconde dentro un fuego, un calore che wow. Dopodiché abbiamo la parola imbacchetà. Varda là è tutto imbacchetà dal freddo. Di solito è irrigidito, quindi quando si ha freddo, che si va tutto, ci si va in giro un po' tutti induriti, imbacchettati sarebbe, ecco, si può anche dire in italiano imbacchettato, no? Sì. Indurito dal freddo, ma anche magari in un abito troppo stretto, se imbacchettà, per esempio, o anche a volte nell'atteggiamento, se una persona è poco estroversa, poco calorosa, fredda, si può dire che è imbacchettà, magari, ecco. L'altra parola in simpatica è occhio. Occhio può essere usata sia come occhio, perché effettivamente occhio è l'occhio, due occhi sono due occhi, ma occhio si può anche dire come forma di stai attento, guarda dove vai, cioè stai guidando, uno esce dalla strada, occhio, cioè stai attento all'occhio, oppure uno ti insulta, occhio è stai attento all'occhio, una minaccia, una forma di attenzione, ecco, una cosa del genere. L'altra parola è baengo. Baengo, un baengo o una baenga è una persona balorda, bizzarra, un po' inaffidabile, un po' banderina. Non sta a fidarti, sei un baengo, non fidarti, è un balordo, ecco, un imbroglione, un baengo. L'altra parola, cari amici, è la parola agro. Per agro si intende sia una persona, no una persona, si intende sia aspro, quindi un frutto agro, un frutto aspro, ma anche una persona di una stanchezza spossante, cioè dopo una giornata di lavoro magari uno torna a casa e dice asso agro, asso stracco, molto stanco, ma agro è proprio una stanchezza mortale, molto molto stanco. L'altra parola è barba. Barba si intende uno zio, ma non di sangue, quindi di solito magari un amico molto stretto di famiglia, non lo so, che si chiama zio per affetto, ma che non è un parente, non ha legame di sangue, si chiama barba, Elme Barba, il mio zio adottivo, non lo so come dire. Quindi io ho, per esempio, amici di famiglia che mi conoscono da quando sono in fasce, che affettuosamente chiamo zio, ma che non sono zii in realtà. L'altra cosa è betonega. Betonega è più femminile, di solito è una vecchia brontolona, una pettegola, una che parla, che sa sempre tutto di tutti, asina, betonega. Sì, pettegola, chiacchierona, una vecchia, oppure soprattutto quelle signore anziane, chiacchierone, brontolone, sempre in piccione, betonega. Dopo betonega abbiamo biscotarse, che mi fa ridere perché di solito biscotarse si usa quando si cucina, non so, magari il biscotto al forno, la torta in forno, il pane in forno, che si abbrustolisce un po', quindi se biscottato, è bruciacchiato, ma si può anche usare per una persona che al sole si cuoce, prende troppo sole e si è biscottata, cioè tanto rossa e si è biscottata, bruciacchiata, ecco, sì. L'altra parola molto funny è caigo. Per caigo si intende la nebbia, semplicemente la nebbia, senza altre versioni, nebbia. Un'altra parola che vorrei dirvi è biso. Il biso è il pisello, ma non pisello inteso come pensate voi, cari maliziosi amici, ma è proprio il pisello verde, la verdura, il pisello. E in Veneto, piccola tip gastronomica, c'è anche una ricetta che a quanto pare è tipica, io non la capisco, che sono i risi e bisi, cioè riso e piselli. Che dico, forse una ricetta, non lo so, super riso e piselli, mi sembra più una... A volte quando mi chiedono un piatto tipico, lo so che risi e bisi è una ricetta tipica, ma dire riso e piselli dico, ma cos'è? Cosa vuol dire risotto e piselli? Che piatto è? Però, eppure... L'altra parola è degheio. Per degheio si intende disastro, macello, bordello, casino, insomma, in tutti gli ambiti in cui si può usare, dal disordine in camera, alle urla fastidiose, una festa in discoteca, un incidente in strada, un degheio, un casino, un bordello, sì. Dopodiché abbiamo la parola imboresarse. Oddio, madonna, ma è una gallina? No, scusate, ho un uccello enorme, che anche qui, grande frase ambigua, ma no, in terrazza, ma veramente una gallina? Madonna, che enorme, cosa sono? OGM, madonna. Che sta mangiando... una cimice, vabbè. Comunque l'altra parola è imboresarse. Per imboresarse si intende ridere a crepapelle, cioè quando parte quel riso che non puoi fermare. Sì, ridere un sacco, ridere fino a perdere il fiato, imboresarse. L'imboresso è quando senti che ti sta per partire quel ridere che non ti ferma più, che non ti fermi più, imboresarse. Dopodiché, per terminare in bellezza, un'altra parola che vorrei utilizzare è femenon.
Il femenon letteralmente ha il femmenone, cioè una grande donna, un donnone, quindi quella donna non per forza grassa, ma la donna, una donna molto grande che di solito va oltre quei canoni di donna minuta, più bassa dell'uomo che uno pensa che sia la tipica donna che debba esistere. Ma il donnone è molto grande, ben piantato, è il femmenon, donnone. Non per, come dico, non per forza in carne, però ben piantato, una stazza ingente, insomma, ecco, femmenon. Allora, cari amici, abbiamo terminato, veloce, indolore, molto rapido, per fare un video non troppo lungo, perché se io parto poi divento logorroico e non mi finisco più di parlare. E nulla, diciamo che questo è tutto, altre parole da aggiungere alle altre dell'altro video che spero avete tutti guardato, non solo quello, anche gli altri, mi raccomando. Io vi ringrazio di essere sempre qui con me, seguitemi, mettete mi piace, seguitemi su Instagram, TikTok, Facebook, tutto. Non ho Twitter, ma il resto ce l'ho, quindi fate follow ovunque, così sono contento. Se invece trovate questo video brutto, io pirla, non vi piaccio, fatelo lo stesso perché le persone nuove vanno sostenute. Siamo tutti in un periodo di difficoltà, di crisi, quindi sosteniamoci e fate sì che io diventi il prossimo YouTuber più famoso e pagato al mondo. Quindi ecco, a parte questo, dal mio salotto bellissimo e dal mio tè alla malva. È tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!